Buongiorno, buongiorno. Caldo. Allora, la mattina per adesso fa piuttosto freddo a Milano e anche perché non ci sono riscaldamenti fin quando il comune decide di accenderli. E quindi per riscaldarmi, felpone e poi ho anche la borsetta d'acqua calda, la sto adorando. Allora, sono a Milano da 2 settimane circa e onestamente mi sto annoiando perché sono in una situazione in cui non sono né in vacanza, neppure però ho iniziato l'università e quindi sono impegnato a tempo pieno. E mi sto leggermente annoiando, comunque le mie giornate sono un po' vuote perché non ho degli obiettivi precisi. E quindi ho detto, vabbè, dai, faccio un vlog, documento un po' queste giornate, così cerco di dargli anche un senso. Allora, in questi giorni non ve l'ho detto, ma mi sono portato avanti con l'università, neanche tempo di iniziare, e per chi non lo sapesse, adesso inizierò un corso magistrale in data science. Ho iniziato a seguire un corso che dovrebbe iniziarmi prossima settimana, ma io già tutto settembre ho seguito le lezioni di questo corso ed è un corso che si chiama Foundation of Computer Science, che in sostanza è un corso base dove riprendi un po' i linguaggi di programmazione, l'utilizzo a fine statistico e vabbè, per entrare un più nel dettaglio, si riprende un po' Python, si introduce la libreria Pandas, si fa un po' di SQL e siccome ho detto alla fine tutto settembre posso dedicare un paio d'ore al giorno allo studio, mi sono detto vabbè, tanto ho le lezioni registrate dell'anno scorso, tutti i file dell'anno scorso, utilizzo quelli e mi porto avanti, così già parto con una base piuttosto solida di programmazione, eccetera. Comunque mi sono portato avanti più per una questione che non avevo altre robe da fare, quindi ho detto vabbè, un paio d'ore al giorno le dedico a questa materia qui. Il corso l'ho quasi finito, mi mancano soltanto un paio di lezioni. Ma adesso il mio focus principale è nel fare esercizi, esercitazioni e mettere in pratica tutti i codici, tutte le robe che ho imparato. Ma quanto è soddisfacente quando riesci a far girare tutto il codice senza alcun problema e finisci letteralmente tutto, che benessere. Buon appetito! Essendo che ho passato tutta la mattina a studiare, poi ho mangiato, adesso che è pomeriggio ho proprio l'esigenza di uscire. Quindi farò una passeggiatina e poi aperitivo. Buongiorno, siamo all'indomani della clip precedente e stamattina mi sono svegliato alle 8 circa, poi sono uscito e sono qui perché sono tornato da fare la spesa. Ho comprato un po' di cose per sopravvivere durante la settimana e tra l'altro il tempo a Milano secondo me è perfetto perché ci sono tipo 14 gradi, però cioè, si sta veramente bene. Pantalone lungo, una felpa, c'è quel freschino che è spettacolare. Ed ecco qua il frigo pieno. E le mie giornate tipo in queste 2 settimane sono state tutte così. O fai la spesa, esci, vai in palestra, incontri qualcuno. Però il fatto di non avere un obiettivo preciso, di non avere delle consegne, delle scadenze, un po' mi manca. Nel senso, dovrei forse godermi un po' di più in questi periodi di tranquillità. Però sì, forse mi manca avere degli obiettivi, essere un po' più di fretta, ma appunto tra una settimana ritornerà tutto così. E sì, questo è un po' il mio pensiero adesso. Forse non riesco a godermi appieno questi periodi in cui sì, ho fatto la spesa, adesso non ho niente da fare, posso andare in palestra o realmente rilassarmi, leggere qualcosa. Non riesco, ecco, sento di non riuscire a godermi appieno questi momenti. Non lo so, voi che ne pensate? Non so se vi capita. Niente, alla fine poi sono riuscito nel pomeriggio perché mi sono accorto che devo fare delle commissioni che devo fare ieri ma mi sono dimenticato
e in più devo fare anche dei giri per negozi, robe, quindi alla fine poi sono riuscito. C'è anche da dire un'altra roba, che cioè, Milano è veramente bella e mi mancava un po' girare così per Milano, per le sue vie, i palazzi storici, mi sta piacendo tanto. Mi sono ovviamente dimenticato di chiudere il video ieri, siamo già il giorno dopo. Lunedì riprendo con l'università, riprende la routine un po' più frenetica. Sono in realtà contento perché ho fatto abbastanza vacanza, cioè da fine giugno fino adesso non ho avuto niente da fare a livello di università. Vi ringrazio di cuore della visione. Ci vediamo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con nuovi contenuti. Ciao!